Poltronissima con Luca e Max. Poltronissima on the road questa sera al Teatro Alfieri di Torino. Noi siamo felicissimi perché ritroviamo tanti amici, che bello, tutta la compagnia di Grease. In realtà non c'è tutta, c'è però gran parte della compagnia e siamo felicissimi. Qui siamo vicino a Danny Zucco, Giulio Corso, che ritroviamo. Ciao Giulio. Ciao ragazzi, grazie di essere venuti a trovarci. Noi siamo molto felici di stare a Torino perché questo è un teatro che ha un pubblico estremamente affettuoso, quindi ritrovarci qua con Grease e farlo ritrovare a loro è stato un buon modo per ricordarci che non è finita, perché non è finita, anzi è riniziata. Ma la mania di Grease, ormai vabbè, il film è più di 40 anni, devo dire è il successo del 97, continua a mettere un casino di successo, sold out praticamente le due date qui. Questo perché la verità è che parla di una cosa che è intramontabile, cioè l'adolescenza. Cioè che è una cosa che tutti abbiamo attraversato, attraverseremo, stiamo attraversando, e in quel periodo così fervido, così vivo, sperimentiamo che significa stare in un gruppo, essere bullizzati, bullizzare, ai noi bullizzati, diciamo, essere innamorarsi, scoprire quanto che il prezzo di un bacio rubato, cosa significa soprattutto, come succede nell'adolescenza, essere innamorati un giorno e il giorno dopo invece odiarsi. Le logiche... Scusa un secondo. Sì, John. Ah, ok. Sì, lo dico. Vedi, il bello della diretta è così. Era John Travolta che mi ricorda che anche... No, che è anche importante essere molto fighi per fare questo. Cioè, questo è il... Ecco perché ti hanno scelto. Ma il cast è più figo di tutti. Diciamolo, giovani, belli, rampanti. Grazie, il cast di Grease è più figo degli ultimi anni. Scusa Lorella, ma... stateci, cioè... Era il 97, allora ci mancherebbe. Senti un po', ma qua vedo un Sinisi biondo fantastico che tra l'altro, dobbiamo dirlo, ha preso finalmente il foglio rosa. Adesso la Grease Light in mania, lui può guidarla finalmente l'auto, vero Ricky? Non ancora. Ci vuole un adulto. Sì, esatto, ho bisogno di Danny. Tu hai 10 anni di patente? Certo. Allora posso guidarla. Quindi bene ragazzi, non uscite più di casa fra un po' quando prendo la patente. Senti, perché vedi, poi finisce sempre in caciara con voi, non si capisce per quale ragione. Amici, ci sta. Allora, Ricky, fai una cosa oggi, fai il maestro un po' di cerimonie, fai un giro di microfoni presentando un po' tutti i ragazzi che ci sono qui, scusa. Ma devo presentarli io? Ma questo perché sono il più vecchio della compagnia? Ma no, è perché così si presentano da soli, però fai un giro tu, tutto bello biondo platino. Ok, faccio la valletta quindi. Allora, molto bene, inizierei dalla nostra sinistra. Lui sognava di andare in TV con una calzetta in testa. Abbiamo alla nostra sinistra... Sono Matteo Romano e interpreto Roger. Roger, benissimo ragazzi. Invece accanto a lui abbiamo il ragazzo più desiderato e più sexy della compagnia. No, Francesco Marino, e sono un ensemble di Grease. Va bene, si sminuisce da solo, ma fa niente così. Invece ora lo vedete con una dignità. La sera non ce l'ha perché lui fa Eugene. Federico Colonnelli. Ottimo. Invece qua abbiamo il vincitore del premio Monici, che salutiamo, che è, diciamo, storia di Grease. Quest'anno e chissà ancora quanti anni a venire. No, non dare... No. No, non lo facciamo. Senza un avvocato non si dicono queste cose. Per quest'anno e poi chissà, Dudi. Ok, esatto, sì. Ma i nostri... Io Lei invece ha vinto il premio Miss Ingambissima. Gian, Federica Vitiallo. Ok, benissimo. Invece qua abbiamo, allora, per le repliche speciali di Torino, che sono tre bellissime, sono state meravigliose. Lei, una delle ragazze del cast, non si sente tanto bene, quindi lei sta facendo un lavoro meraviglioso. In queste repliche sta interpretando Marti. Maria Sacchi, che di solito faccio Miss Lynch. Di solito è Miss Lynch, esatto. Accanto a lui si contendono come premio più ambito della compagnia è Miss Occhio Vispo, Mister Occhio Vispo, Miss, che gaff. E vabbè, dai, ma qua siamo nella globalizzazione. Andrea Di Bella Tom. Andrea Di Bella Tom. Invece accanto a lui abbiamo il nostro meraviglioso capo balletto che ha... Dopo tanti anni ha acquistato una dignità e quest'anno fa Sonny, è meraviglioso, abbiamo Luca Peluso. Ciao. E
E cosa devo dire? No, io devo chiedere una cosa a Luca, perché effettivamente le coreografie che tu ci fai, ci regali sempre anche in altri spettacoli, sono sempre abbastanza complicate. I ballerini spesso si lamentano, perché tu li staccagni molto, Luca. Devo farmi portavoce di questo. Davvero? No, scherzo, sono molto contento. No, tu qua come capoballetto? Una piccola prova adesso, stavamo facendo una piccola prova. No, off limits, non possiamo farla vedere, però dobbiamo aggiustare le cose prima di andare in scena stasera. Quindi più niente Eugene quest'anno? Niente Eugene, ho passato il testimone. Adesso parlo in napoletano e sputo a terra. No. Io volevo chiedere però una cosa. Vabbè, Gioacchino, dalla bambola maledetta. No, ma bambola maledetta, grande successo. No, distruggimi, grazie. Cioè, incidente sul palco. Senti un po', ma sì, tu questo ruolo, insomma, so che ce l'hai nel cuore. Ne avevamo parlato anche in radio. Sempre nel mio punto di vista. Lo so. Guarda adesso. Sì, è vero, lo sappiamo che insomma sono particolarmente legato a questo personaggio e a questa canzone, perché racconto sempre questa cosa che da piccolo mi mangiavo la traccia numero 3 della musica setta di Grease, sognando di fare questo personaggio. Non sapevo assolutamente niente di Dudi e poi pensa, mi ritrovo per 15 anni, secondo me l'universo mi ha proprio accontentato, capito? Quindi insomma, no, però è sempre un'emozione, è sempre bello, poi sì, cambia sempre il cast, quindi quello, il mio Dudi ha un sapore diverso, giusto? A posto. Ragazzi, però quanto è bella comunque l'unione che c'è con tutto il cast, diciamolo Ricky, vero? Perché siete molto uniti. Sì, siamo molto uniti, cosa dobbiamo dire? Cioè, stiamo molto bene insieme, devo dire la verità, rispetto anche ormai... Ecco, no, esatto, infatti... Era il jingle. Infatti non possiamo, scusate, esatto, un jingle, fallo. Già. Per sempre, tutti insieme... No. Ma tutti insieme, ragazzi. Ma infatti, ragazzi, non possiamo fare. Cioè, vabbè, diciamo che guarda, i ragazzi, giustamente avete fatto la pomeridiana, sono timidi, sono un po' impacciati. Avete ancora un tour grandissimo, perché devo dire, avete toccato tante città. Qual è il ricordo più bello di questa esperienza che si sta, come dire, un po' poi chiudendo? Però insomma, ci sono poi nuovi progetti per tanti di voi. Però il ricordo più bello, Giulio, dimmelo tu. Sei nuovo qui. Sì. Ma in realtà noi abbiamo questo dono come compagnia di creare ricordi più belli ogni volta che ci spostiamo. Cioè, il segreto è cercare di rinnovarsi, come cercare di immaginare che, ecco, la storia che stiamo raccontando è nuova in base al pubblico nuovo che troviamo. E quindi è veramente il nostro obiettivo, cioè lasciare il segno come compagnia giovane, ma perché ci siamo tanto amati. Perché quello che vedrete stasera è proprio un gruppo di ragazzi che hanno l'innocenza, cioè proprio che c'è nell'amore di quando si è adolescenti, e questo per me è l'unico obiettivo, perché Grease l'hanno fatto tutti, lo faranno tutti ed è sempre stato fatto. Una cosa possiamo fare, cioè essere per sempre insieme. Cioè... Bello questo, mi piace. Noi stiamo insieme per sempre, ragazzi, grazie come sempre, è sempre un piacere incontrarvi tutti. Grease non muore mai, è bellissimo tutto questo perché c'è sempre un'unione fantastica. Grazie di cuore, un abbraccio, Grease, viva Grease, grazie.